Il signore qui presente, oltre a essere giornalista, scrittore, ultimamente conduttore radiofonico, attore e un'infinità di altre cose, un artista poliedrico, ha redatto questo libro di ricordi proprio perché ad un certo punto della vita ha considerato che bisognava fermarsi, osservare quello che era stato. E quindi l'onda di ricordi è venuta fuori e questa sera sentiremo degli aneddoti straordinari perché, come dice lui stesso, è stato molto fortunato perché ha attraversato quella Roma che in quel momento particolare era fucina di attività intensa politica e culturale. Signori, vi rinnovo, facciamo un grande applauso a Ernesto Bassignano. Prova. 1, 2, 3. Buon ascolto, perché ne sentiremo delle belle, ve l'assicuro. No, ne sentirete delle... Siamo onesti, io sono qua in Puglia un attimo perché domani a Bari, cioè domani a Lecce, poi a Bari devo presentare il libro nelle librerie, quindi qui sono di straforo, mi fa un piacere immenso esserci per grazia di ricevuta di Enzo, che era un mio ascoltatore indefesso e mio geografo di Ho perso il trend. Qualcuno forse mi avrà sentito in 11 anni a Radio 1 tutti i pomeriggi fare il cretino con Ezio Luzzi e quindi si ricorderà dei bei tempi della radio. In realtà io sono qui per presentare il libro, il mio editore Alessio Rega di Bari. Questo è un libro che ha avuto un grande successo nel 96 quando stavo facendo l'autore di Umberto Bindi, pensate, una delle mie tante attività. Grazie. Ben gentile. Notaio conferma. E l'ho ristampato per merito di Alessio, che è un giovane editore di Bari, che ha saputo che insomma è un libro che è andato bene e che si poteva ristampare, nel senso che non muore, non diventa vecchio. Canzoni, pennelli, bandiere supplì è il sunto della mia vita fortunata di persona di Cuneo finita a Roma o di romano finito a Cuneo, non so, è anche un fatto psicoanalitico grosso il libro. È anche un mio atto psicologico auto-analitico, perché io sono nato a Roma da genitori piemontesi, sono finito a Cuneo, e ho fatto liceo a Cuneo e poi sono tornato a Roma quando è morto mio padre, ho fatto l'Accademia delle Belle Arti e lì è successo tutto, perché sono anche scenografo. E lì ho conosciuto Gian Maria Volontè, ho conosciuto tutti, sono andato al Folk Studio, io Vendite De Gregori e Locascio, eravamo i giovani del folk, come sapete quando Antonello canta Io mi ricordo quattro ragazzi con la... Ecco, uno ero io, anzi ero il più vecchio ed ero quello che capitanava il gruppo. E quindi fino al 72-73 sono stato al Folk Studio con loro, poi loro sono decollati, Francesco e Antonello, giustamente, perché hanno pensato giustamente a fare i cantautori. Io sono un imbecille, innamorato della politica e dell'ideologia e della sanità mentale e dell'onestà e di tutte quelle belle cose che in Italia mancano un po'. E allora sono finito nel 72 alle Botteghe Oscure, montato da Duilio del Prete e Mondaldini, e ho conosciuto Paietta, per cui ho lavorato per 6-7 anni facendo quello degli Amici dell'Unità, che era l'organismo, cari compagni, amici, che si occupava, ripeto, di 8.000 veste. Adesso io non voglio fare paragoni perché guai a fare nostalgia, sono già troppo nostalgico, se penso che lo stesso Enrico Berlinguer nel 78 mi ha detto: Ernesto, guarda che ti devi fare un attimo di cazzi tuoi, perché i soviet in Italia non vengono e forse è meglio che ricominci a fare il cantautore. Invece io, che ormai facevo canzoni di lotta da 10 anni, non ho voluto fare il pop, perché non sono pop e non sarò mai pop. E allora sono entrato a Paese Sera, ho fatto il critico musicale per 10 anni, quando è morto Paese Sera sono entrato in Rai e in Rai ho fatto di tutto, fino a questa fortunata esperienza di Ho perso il trend, in cui, insomma, con cui ho conosciuto Davide e Enzo, perché erano i miei fan. Pensate, avevo 530.000 ascoltatori al giorno e la Rai è stata capace nel 2011 di mandarmi a casa. Attenzione, molta gente pensa che abbiano mandato a casa Berlusconi, in realtà mi ha mandato a casa Berlusconi, ma tramite il CDA della Rai, nel senso che Bondi, Cicchitto e Romani telefonavano 3 volte al giorno al mio direttore Prezioso dicendo: manda a fanculo Bassignano, perché veramente non se ne può più, fa propaganda solo contro Berlusconi dalla mattina alla sera e non si può più sopportare. Ma la realtà è che io ho compiuto 65 anni nel 2011 e mi hanno mandato a casa con
ufficialmente, nel senso che c'è una legge ormai della RAI povera di oggi, che dice che uno, articolo 1, io non ero come Broccoli, come Forbice e altri, un collaboratore, io ero un giornalista del CR1, quando uno compie 65 anni la RAI lo manda a casa. Io ho detto, ma guardate, io il trend continuo a farlo, è intervenuto Curzi, no, come si chiama, Curcio Maltese, è intervenuto come si chiama il mio amico di Repubblica, il satiro, quello che fa la maca, Michele Serra. Michele Serra ha scritto l'Unità, il Fatto Quotidiano mi ha dedicato una pagina per merito anche suo, perché ha tremato a Spadellaro e ha fatto una pagina. La Stampa ha una pagina, l'Unità, un sacco. Pensate che Libero, tra l'altro, il figlio di Feltri, mi dedicò una pagina, in 500.000 sul trend. Come si fa a uccidere? Stranamente non c'era ancora Belpietro. Purtroppo però c'è da aggiungere che non è stato raggiunto solo Michele Santoro dall'editto bulgaro, è stato colpito anche lui, perché un bel giorno sul giornale, all'epoca era diretto da Feltri, se non sbaglio, sì. Ci fu una rasa al suolo, ormai li avevano scavati. Dopo vi faccio vedere sul mio cellulare, c'ho come pagina home page, c'è la foto della pagina del giornale, ma dico una pagina, cioè 22 cartelle, con la faccia mia e di Luzzi, ho scritto quelli che danno dell'ignorante al Papa, siccome non mi poteva attaccare come compagno, mi hanno attaccato come quello che aveva detto del Papa, che non se ne intende del preservativo, quindi due foto così, noi così, e la realtà è che in questo articolo ci sono 15 cartelle dedicate a questo ex collaboratore della direzione. E insomma, vabbè, una lunga storia, gli ho fatto causa, peccato che mi hanno chiesto 100.000 euro, ma non perché non avessi detto la verità sulla mia fede politica. Il fatto che ha detto Feltri, ha detto che io sono stato assunto direttamente dalla direzione del PC, invece io ho vinto una causa dopo 3 anni e mezzo, dopo 12 anni che ero in Rai, perché ero scomodo anche per il PC, vi posso assicurare, che sono un rompicoglioni. È uno che dice la verità sempre, non gli andava già più bene le cose come finivano in quel momento lì, insomma, nella sinistra, quindi ero uno spurio, non sono stato difeso, e vabbè, ci hanno mandato via nonostante i 500.000 ascoltatori, cosa che, insomma, se capite, in America uno come me è un autore di un programma di successo, glielo pagano in camionate di dollari, invece la RAI dice no, tu hai rotto le palle, vai a casa. Questa è la cosa. Comunque io stasera non sono qui certamente a fare un recital, se vorrete pagarmi seriamente st'inverno verrò con il mio gruppo e farò il cantautore serio, come sono sempre stato, alla Tenco, cioè una canzone. Però oggi sono venuto proprio a vendere il libro che è il sunto della mia vita fortunatissima, perché io sono stato segato in legno con Ceroli, ho lavorato con Ronconi, perché mia sorella era una regista, quindi mi sono occupato di tutto, ho fatto teatro in strada con Gian Maria Volonté e 4 anni insieme a Venditti De Gregori al Studio, più di così credo che non si possa. A questo punto io dico, Ernesto, partiamo da monte, ovviamente. Sì, quindi vediamo intanto se per caso lo strumento è accordato. Intanto tu cerca di fare funzionare il baracchino, mi sembra un po' un baracchino. Quel libro lì, oltre a raccontare la mia fortunata vita, in realtà parlo del Full Studio, e sappiate che al Full Studio, da Bob Dylan in poi, sono venuti tutti, Io nel 63, quando è passato Zimmerman, non c'ero, onestamente, sono arrivato a Roma nel 67. Però lì racconto di tutte le canzoni che noi si suonava, noi facciamo il blues, il gospel, la canzone di Lotta, c'era Giovanna Marini, Fausto Amodei, Bertelli, Paolo Pietrangeli, tutta la canzone di Lo, cioè facevamo tutto insieme, il folk,
il blues, il gospel, il jazz, il lunedì, e è stata un'era incredibile. A Roma c'era solo il Full Studio, lì alla sera c'era il nostro ascoltarci, c'era Nanni Loi, Pontecorvo, Cito Maselli, Gianmaria Volonté, tutti i grandi personaggi di Roma. Era una cosa veramente, confesso che ho vissuto un'era fenomenale. Tra l'altro ho anche la fortuna di essere il nipote di Fiorenzo Carpi, che è stato un grandissimo musicista, quello che ha musicato 40 anni di teatro di Dario Fo. Per dirvi chi è mio zio, Fiorenzo Carpi è quello che ha scritto mami, 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 40 di 40 no, sbattute giò, nessun de quei che parla no, ram, 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 ram. Ha scritto tutte le canzoni della Mala per Ornella Vanoni, quindi io vengo da una famiglia proprio di artisti, grazie a Dio. E per cominciare, che posso dire? Io, pensate, guardate questa chitarra, qui sopra ci sono 120 titoli. Io chiaramente dovrei finire domani mattina alle 6 se ve le cantassi tutte, ma io, come diceva quello là in televisione, le so tutte. Io potrei cantare dal 1908 Detta fredda sorge, no, ma che è? E c'è? A parte le mie canzoni, ho portato in giro uno spettacolo che si chiama Ricordo con rabbia, ed è la storia della canzone politica italiana, ma non solo, quella americana, quella, quindi potrei cantarvi Jacques Brel, potrei cantarvi Dylan, però cominciavo proprio con i gridi e dai lamenti di noi plebe tradita, la classe dei potenti si scosse impaurita, e prece magistrati gridaron coi signori, che siano degli arrabbiati, che siano dei malfattori, detta fredda sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliamo liberi, non dobbiamo più servir. 1908, nostra patria è il mondo intero, nostra terra è la libertà, ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, nostra terra è la libertà ed un pensiero libero in cor ci sta. Poi c'era non so che ne faremo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra, quanti ragazzi son morti di già, Monte di San Michele bagnato di sangue italiano, più volte tentato ma in vano, Savoia si va. E sempre parlando di anarchia c'era, che ne so, ce n'erano certe da morire da ridere, con De Gregori cantavamo sempre questa qua. Alla stazione di Monza sento il mio tren che ronza, hanno ammazzato il re colpito da palle tre. Ce n'erano da morire, le canzoni anarchico era da morire da ridere. È chiaro che poi c'erano anche quelle, che ne so, questa ve la ricordate? Tutti mi dicono ma remma maremma,
mame mi pare una maremma amara. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona cara. Sempre mi trema il cuor quando ci vai, perché ho paura che non torni mai. C'era il tuo di Piadena insieme a noi, forse che in mezzo a queste cose drammatiche magari si sparavano, oh quanto è bella tua focarina, oh quanto è bella vedere la vite mia, a far l'amore con la mia bella, a far l'amore in mezzo ai prati, din din din, 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 le mie amiche mondine cantavano sciorparon dali belli tra i bianchi per ali palanchi, per ali palanchi, sciorparon dali belli tra i bianchi per ali palanchi, che andò matà e quanche al treno si fla mondea la stazione con la cassetta in spalla, con la cassetta in spalla, e quanche al treno si fla mondea la stazione con la cassetta in spalla, su e giù per i vagon, sciorparon dali belli tra i bianchi per ali palanchi, per ali palanchi, sciorparon dali belli tra i bianchi, se benché siamo donne paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli, se benché siamo donne paura non abbiamo, per amor dei nostri figli in lega ci mettiamo, addio dio là, e la lega la crescerà, e noi altri socialisti, noi altri lavoratori, io facevo delle grezze allora, pensate che una volta a Reggio Emilia, di fronte al segretario di Reggio Emilia, a parte che mi portavo dietro Rino Gaetano, che ho scoperto io nel 72, se voi avete l'album di Rino Gaetano Non te reghe più, dentro aprite, c'è scritto, nonostante tutto si reghe ancora solo Ernesto Bassanini. Sono stato l'unico che l'ha presentato al Folk Studio perché non lo faceva cantare nessuno. Poi ho prodotto e inventato Sergio Caputo, grazie a Michele, ho fatto anche il produttore per anni e anni e anni, perché il mio mestiere è sempre stato quello dell'operatore culturale, non quello del cantante, cioè a me non me ne frega niente di fare il divo, capito? Quindi perché l'ho detto, non sono arrivato a lì, non lo so. Sì, ma prima, vabbè, poi è chiaro che in quegli anni lì erano gli anni del Vietnam, no? E quindi, vediamo un po' se vi ricordate, l'ha rifatta anche Springsteen un po' tempo fa, Chi la sa? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many sails must a wagon sail before she sleeps in the sand? How many times must a wagon sail? Finché c'era in italiano, la cantava in italiano, in francese, combien mon amour. Eh bien, mon amour, écoute la réponse dans le vent. Oppure c'era in italiano, Mogol aveva fatta quante le strade che un uomo farà e quando fermarsi potrà. Risposta non c'è e forse chissà
caduti nel vento sarà. Prova a togliere i bassi perché fa fagli, falla sentire secca secca secca, è già meglio. Vi ricordate questa? Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping and there is no plans going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I can't follow you. Poi arrivava Leon Carlo Settimelli, canzoniere internazionale, torre di torno da Cuba o da Berlino, giuro, da Cuba o da Berlino, dove cantavamo a Varadero di fronte a un certo Fidel. Lo so, non svenite, ma è così. Cioè, avete di fronte una specie di monumento vecchio, infatti, che magari non lo vedrete più perché ormai la vita, cioè, scusate se mi tocco nada, ma è così, ne ho fatte talmente. Arrivava Leon Carlo Settimelli e ci insegnava. Aprendimos a quererte de la histórica altura, cuando el sol de tu bravura le puso cierco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobra la historia de España, cuando todo Santa Clara aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. C'era Ivan Della Mea, Leo Carlo Settimelli, Gualtiero Bertelli, Paolo Vietrangeli e Giovanna Marina insieme a me, ma ce n'era uno, Fausto Amodei, che nel 1960, lui di Torino, scrisse per i morti di Reggio Emilia la più bella canzone politica di lotta italiana di tutti i tempi. Sicuramente l'avete già sentita. Ecco, cioè, almeno io ve la canto tutta quanta, se volete fate il coro. 1960. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento ed urla la bufera. 19 anni, è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna
ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna, uguale la canzone che abbiamo da cantare. Scarpe rotte, pur bisogna andare, compagno Emilio Franchi, compagno Grotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver noi rami in avanti, poi altri al nostro fianco per non sentirci soli, morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi, bandiera rossa. La canzone che ha venduto 250.000 copie ma era brutta. Io adesso devo ammettere che era brutta, praticamente il testo me l'ha scritto Paietti. Veniamo da lontano, faceva così più o meno. Veniamo da lontano, andiamo tu e cazzo pure questo. Ma non è possibile, mio geografo. Veniamo da lontano, andiamo lontano. Compagno Gramsci, non sei morto in vano. Sia tu che gli altri che il fascismo uccise, vivete accanto a noi, nei nostri cuori voi, vivete in piazza e nelle nostre case, falce e martello e stella alla riscossa. Italia verde, la vogliamo rossa, vabbè, lasciamo stare. L'ho scritta per la festa dell'Unità Nazionale di Roma e l'ho cantata con Cici Proietti nel 72, là adesso dove c'è l'auditorium, pensate che. Ma quella era un'epoca in cui con Anna Identici mi mandavano addirittura alla festa dell'Umanità a Orlì a cantare di fronte a 500.000 compagni francesi. Cantavo Fischi al vento, chiaramente gli va. Fischi al vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore, le genti che passeranno. Domenica fa sono andato da Timperi alla mattina, la domenica, a fare il pirla anch'io, a raccontare, però perché sono andato a raccontare come è nata la canzone, è nata sulle valli vicino a Reggio Emilia,
ed è perché ha questo andamento così drammatico, perché non è per niente, cioè in realtà poi si finisce per fare a marcetta, ma lei è nata così. O partigiano, portami via, perché era funebre, nel senso che li stavano ammazzando tutti, li hanno ammazzati tutti su quella collina, è nata così la canzone nel 40, nel 43. Poi le mondine, tutti pensavano che venisse da quella delle mondine, no? Un duro lavoro mi tocca far, e tra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca far. E invece no, è venuta dopo, l'hanno fatta le mondine dopo Bella Ciao. A proposito di guerra, sentite questa invece non mia, poi ve ne canto una mia, poi ve ne canto una di Tenco, Boris Vian, che è una meraviglia. Era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. Ma lei che lo amava aspettava il ritorno di un soldato vivo, di un eroe morto che ne farà. Se accanto nel letto le è rimasta la gloria di una medaglia alla memoria. È questa che vi canto e che forse secondo me è la più bella canzone contro la guerra di tutti i tempi, è del 56, l'ha scritta Boris Vian e l'ha tradotta Luigi Tenco, ma non è mai stata incisa perché la RCA non gliel'ha fatta incidere. In francese si chiama Les Déserteurs e faceva: Monsieur le Président, je vous faire une lettre que vous lirez peut-être si vous... Quante ne fa? Sono tre. Ma io in tutti i posti, da 40 anni, in tutte le piazze d'Italia, mi sono sempre scontrato con un predator, sempre. La cosa più bella è stata al provinciale di... Tu c'eri quella sera al provinciale di Roma che sono passati con la processione? Ah no, la sera di cui ho cantato al provinciale di Roma c'erano 1000 persone, 2 anni fa, e a un certo punto sento delle campanelle, din din din, e poi sento... Veramente, non è una... Sono rimasto... Ho detto... Come può essere? Cioè, in realtà mi ero dimenticato che c'è una processione a Roma di 5-6 mila persone che vanno al Divino Amore, vanno al Divino Amore e passano da Caracalla, e io ero di fronte all'entrata di Caracalla, io stavo cantando proprio Morti di Reggio Emilia, una cosa così, e sento 20 minuti zitto perché loro mi guardavano e mi aspergevano. È la canzone dei Cameragni. I Cameragni, siccome li chiamavo, come chiamavo Gianfranco Fini nella mia trasmissione, ho perso il Cameragno Fini. Me l'ha rinfacciato ancora qualche mese fa. E, ecco, la canzone è questa e vi assicuro che... Allora, De Gaulle prese il nastro e i dischi di Boris Vian e fece un falò bestiale perché stava combattendo in Algeria. La guerra d'Algeria, non poteva accettare che esistesse una canzone contro la guerra. A Tenco non la fecero incidere, l'ha incisa soltanto Fossati pochi anni fa, anche Duilio del Prete, miei amici, molti anni fa, fa così. Mi spiace che non senta molto la chitarra, però... Padroni della terra, vi scrivo queste righe che forse leggerete se tempo avrete mai. Ho qui davanti a me il foglio di richiamo, io devo ritornare in guerra lunedì. Padroni della terra, non la voglio più fare, non posso più ammazzare la gente come me. Non è per farvi torto, ma è tempo che vi dica, la guerra è un'idiozia, non ne possiamo più. Lontano me ne andrò, sul mare e sulla terra, per dire no alla guerra, a quelli che vedrò,
e li convincerò che c'è un nemico solo, la fame che nel mondo ha gente come noi. Se c'è da versare sangue, versate solo il vostro. Signori, ecco il mio posto, io non vi seguo più, e se mi troverete con me non porto armi, coraggio su, gendarmi, sparate su di me. Pensate che facciamo 3 canzoni a testa, io, Francesco e Antonello, per 3.000 lire a sera al Fall Studio. E le nostre più famose, la mia era la sigla del Fall Studio, e diceva, chiaramente erano già rompiballe allora, per cui era la sigla del Fall Studio, la mandarono in onda in televisione nel 74, diceva: sto pensando da molti anni a una canzone che parli ancora d'amore, di guerra e di poesia, che sia scritta da tutti però, che non sia soltanto mia, che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia. Una canzone che parli di fatica ma non di servitù, che parli per tutti il lavoro e per tutti l'allegria, ma che non canti per cantare solo per dimenticare, che non canti per cantare solo per dimenticare. Invece quella famosa di Francesco era questa, guardate, voi immaginatevi De Gregori senza barba, bello come un dio greco, senza proprio un filo, cioè pativa un po' per il fatto che non aveva, non gli cresceva il pelo, e tutte le sere c'erano ragazzine di Roma che venivano lì in prima fila al Fall Studio a sentire questa cosa, che faceva così: c'era una donna, l'unica che ha avuto, aveva i semi piccoli e il cuore muto, né in cielo né in terra una casa possedeva, sotto un albero verde dolcemente viveva, sotto un albero verde dolcemente viveva. Legate ai suoi fianchi con un filo d'argento, un vecchio aquilone lo portava nel vento, e lei lo seguiva senza fare domande, perché il vento era amico ed il cielo era grande. Perché il vento era amico ed il cielo era grande. Tecnicamente faceva la bocca così, il cielo era grande. Era talmente innamorato di Zimmerman, di Bob Dylan, che per me cantava il cielo era grande. Invece Antonello era molto naif, e ne faceva una che faceva impazzire i romani, perché cantava ancora in dialetto, e faceva: a Sora Rosa me ne vado via, c'ho il cuore a pezzi per la vergogna di questa gente che non mi aiuta mai, che si distingue per una cravatta. Me ne voglio andare e c'hanno i buchi al posto del cervello, che va a mangiare sull'ossa degli sopra, che pensa sempre al posto che può perdere. Andiamo via, teniamoci per mano, c'è solo questo de vero per chi spera, che forse un giorno chi mangia troppo adesso possa sputare le ossa che sono sante. Ernesto, faccio un piccolo passo indietro. Sì. Che ti dice questa canzone? È troppo tempo, amore, che noi giochiamo a scacchi, mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. E vabbè, io qui poi lui mi sta bellicando sulle cose personali, finisco su Novella 2000, perché insomma poi ci sono stati tutti gli amori e cose. Insomma, la prima fidanzata di De Gregori, quella a cui poi dedico Buonanotte Fiorellino, era la fidanzata mia. Dopo 3 anni è diventata la fidanzata sua,
e lui gli ha fatto 3 album, gli ha dedicato una 40 canzoni. Tra l'altro proprio ieri su Facebook, hai visto, l'altro ieri c'era Coso, il mitico Di Maio, che ha detto che... Sappiate che io nel 73 ero a Parigi a Orly a cantare per i francesi, e tornando a Milano per cantare con Gaber e gli Intilimani, che erano arrivati in Italia da 2 giorni per raccogliere soldi per Allende, mi viene il groppo alla gola, ma comunque, insomma, arrivati al Monginevro, questo c'è nel mio libro, quindi compratelo, è storia. È tutta storia. Insieme a Paietta, Loris Barbieri, Valenza e Minucci, dovevamo andare a Milano, arriviamo al Monginevro e la radio della Volvo del mio amico compagno Pierangelo Civera, pace all'anima sua, che era un grande attore di Ronconi, trasmette: attention, attention, messieurs Allende a été renversé. E ho detto, ma come? Sapevamo che era lì. Stavano già, la moneta la stavano già puntando da diversi giorni, ma non... Io mentre tornavo in Italia ho sentito l'annuncio della presa della moneta e di Allende che si sparava col mitra. Siamo andati a Milano lo stesso, siamo arrivati a Milano, la festa nazionale di Milano è stata sospesa e io ho conosciuto l'11 settembre, quando era? Settembre, ho conosciuto gli Intilimani, sono stato diventato amico loro, poi ho fatto 3-4 anni di festività con loro. Ci abbiamo cantato con gli Intilimani. Il Pueblo Unido, certamente, ma pensate che io sono arrivato là e loro avevano appena ricevuto la notizia e loro erano 5. Di loro 5 chi aveva perso fratello, chi la sorella, chi il padre e la madre? Erano tutti orfani. Sono rimasti in Italia, siamo tornati a Roma e il giorno dopo all'Adriano, con la direzione del PC, abbiamo fatto la prima manifestazione per il Cile di Allende con la moglie di Allende. E di lì è nata tutta qua. Poi in India sono rimasti, gli abbiamo trovato casa a Genzano, sono rimasti lì e da quel momento lì hanno cominciato a fare piacevole. La canzone cilena. Erano talmente bravi, ma erano talmente amati che la direzione del PC, adesso lo posso anche dire, Loris Barbieri mi disse: Ernè, devi inventare un altro gruppo uguale, quasi uguale, perché 3 feste a sera non le possono fare, non possono stare a Mantova, a Bari e a Bisceglie e a Cuneo. Allora io sono andato a Campo dei Fiori, giuro, e ho messo insieme un cileno, un uruguaiano e 2 argentini. E ho fatto gli Americanta, che forse qualcuno si ricorda, ma erano di successo anche loro, perché alla fine non costavano 1.000 euro, costavano solo 750 euro, un milione vuol dire, non costavano 1 milione ma 750.000 euro. Pensate che io facevo 80 feste dell'unità, non mi posso lamentare, mi sono fottuto la vita da cantautore, ma a quell'epoca io, Pietrangeli, Lamarini e gli altri divi delle canzoni di lotta facevamo 80, una festa a sera. Prendevo 300.000 lire, pensate che gli autonomi nel 77, quegli stronzoni degli autonomi, vennero non solo a contestare. Mi avvio alla fine, anche se vi giuro di aneddoti, cioè, però li trovate lì, quella sera che arrivò De André, quella l'ho raccontata bene, perché arrivò De André al Fall Studio in ultima fila, si siede lì, in ambriaco con una cucuzza già alle 10 di sera, e Francesco De Gregori che fa? Canta la guerra di Piero. No, canta la cacca di Piero. È un eufemismo. E aveva scritto la cacca di Piero e era molto carina, tra l'altro, non era volgare, era proprio una cosa contro la guerra, era diventata la cacca di Piero. E io, Antonello e Giorgio abbiamo detto, guarda che c'è Fabrizio in ultima fila, vedi di non fare cazzate, per favore, e non... Gliel'ha cantata subito, immediatamente. E vi giuro che da buon intellettuale borghese, un po' embriaco, si è avvicinato al palco e abbiamo detto tutti col fiato sospeso, morita un cazzotto che già traballava, l'ho abbracciato, gli ha detto sei troppo forte, sono usciti dal Fall Studio insieme e non l'ho visti più. Io e Antonello siamo rimasti orfani, perché per 6 mesi lui è andato a casa di Fabrizio a scrivere Mia cattiva strada, l'album insieme, ha abitato quasi un anno insieme a De André, finché non si sono spaccati 2 chitarre in testa, perché non potevano convivere molto a lungo, però è stato un grande amore. Ed io mi ricordo questa cosa di lui che arriva traballando e dice: adesso ho finito la fine del Fall Studio, picchia De Gregori
e invece l'ho amato tantissimo. Ma di aneddoti così ne ho 2000. Ernesto, volevo per chiudere una cosa simpatica di una grandissima attrice, se ti fa piacere. Mariangela. E questo mio amico di cui parlavo prima, Pierangelo Ciro, che condivido il prete e faceva l'Orlando Furioso, Mariangela era una mia grande amica che era arrivata da Milano insieme alla sorella Anna, che voleva farla cantare. Stiamo parlando di Mariangela Melato. Stiamo parlando di una delle donne più belle e più intelligenti e più forti che io abbia mai conosciuto in vita mia, che ancora adesso, cioè il pensiero che non ci sia più, spesso non mi fa dormire la notte, perché le donne come lei sono una tale rarità. Io l'ho vista menare alle manifestazioni come due maschi, ma è una cosa terrificante. Era comunque, vabbè, me l'aveva affidata Pierangelo, perché era la donna di Pierangelo Civiera, me l'aveva affidata, tienla buona, e una sera la porto in pizzeria, quello dici tu, la pizzeria, pizzeria Piazza del Popolo, e siccome lei sembrava un maschio, aveva la voce da maschio, era molto mascolina. Una donna vicino a noi che mangiava la pizza col suo uomo disse: ammazza che lesbicona. E anche quella volta Mariangela seppe cosa fare, una rissa in tutta la pizzeria che durò per diversi minuti. Sono tanti gli aneddoti veramente di quell'epoca, un'epoca in cui proprio, come dire, voglio dire ancora questo. Quanti sono? 9 tocchi. 9, 9. 12. Come 12? Ah, 12. Era un'epoca in cui, cari compagni, si sbagliava da professionisti. Cioè, qualsiasi posto io andassi d'Italia, avete sentito parlare di Luca Ronconi, no? Ecco. Io ho portato Luca Ronconi alla festa nazionale di Bologna nel 75. Ha fatto spendere 40 milioni a Paietta, insomma, cioè quella era un'epoca in cui la televisione non contava nulla, semmai contava la radio, contava la cultura alternativa di cui noi di sinistra eravamo egemoni. Nel 78, già nell'80 era tornato Pippo Baudo con Domenica Inn, era tornato Sanremo che era morto, era tornata Missita, era tornata. Cioè, negli anni 80 con Bettino che rubava. La restaurazione. Io ho vissuto malissimo, cioè avendo vissuto negli anni 60-70 da protagonista assoluto insieme a geni assoluti, intervistavo Fellini a Piazza del Popolo, facevo l'attore, cioè. Pensare agli anni 80, almeno gli anni 80 c'era ancora la reazione, poi gli anni 90 io non me li ricordo, perché nel 92 è arrivato Silvio. Bettino gli ha dato le reti e lì è finito tutto. Ora che noi sia per il no o per il sì al referendum, che si sia per Matteo o contro Matteo, il problema è uno solo, compagni, che la sinistra deve tornare unita, assolutamente unita. Non dovrà succedere mai più che Prodi venga buttato a mare da D'Alema e Bertinotti. Non deve succedere mai più, perché quello è l'ultimo treno che Ernesto Bassiano vi possa assicurare, era l'ultimo treno per la sinistra unita. E l'Ulivo funzionava, che era una meraviglia, e potevamo essere un altro paese, e invece no, perché uno vuole morire comunista, deve fare no, non si può, questo affama i lavoratori. Porca miseria, compagni, a quest'ora. Per questo dico, io non voglio parlare di politica più, perché me ne bastati 40 anni, insomma, me ne sono bastati 40 anni. Dico solo che la destra non esiste più, i grillini sono nulla, sono il nulla. Tocca di nuovo a noi, piano piano, eliminando tutte le mafie capitali da in giro, perché io l'ho vissuta di persona, purtroppo, e Alemanno ne ha conquistati una cinquantina di pseudo compagni, che compagni non sono mai stati, e ha distrutto Roma insieme a noi, ha distrutto Roma e noi. E Marino non dovevamo, lo dico sinceramente, Marino non era capace a fare il sindaco granché, onestamente. Bettini aveva proprio sbagliato, il mio amico Goffredo Bettini aveva sbagliato, ma Marino doveva essere lasciato lì, perché non avremmo ricominciato da zero, ricominciavamo da tre, perché lui comunque l'ATAC la faceva funzionare, l'AMA l'aveva spappolata, e uno per uno li stava facendo fuori tutti i maiali. E invece noi no, perché c'era ancora la genga di quel PD sporco, che in quel momento a Roma c'era,
e ci siamo rovinati. Adesso si riparte da zero, purtroppo a Roma, eh? Da altre parti toccherà aspettare che gli italiani si siano disamorati dei grilletti, che Dio li abbia in gloria. Io ne ho tanti amici, so che la militanza grillina spesso è straordinaria, credono davvero in Babbo Natale, sperano di cambiare l'Italia, io spererei che veramente lo possano fare. Però so con certezza, perché sto anche vicino a Civitavecchia, a Livorno, a tanti posti, in Veneto, a Udine, non sono buoni a fa niente, credono che la politica si possa improvvisare dall'oggi al domani. No, non si può, ci vogliono anni, 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 è una cultura mostruosa, non devi rubare, non devi rubare. Però devi essere un compagno e devi continuare a farlo, non devi fare l'alleanza con Alemanno, questo è il punto. Io ho finito, vi ringrazio. Aspetta, sì. Un poco, Ernesto, scusa, abbiamo cantato le canzoni degli altri, adesso penso che sia opportuno che tu possa cantare una tua. E cadiamo. Beh, almeno una dedicata a Davide, perché io nel 96 ho scritto una canzone che è andata molto bene e che ha fatto piangere parecchia gente. Quando è affondata la nave, quando la cacciatorpediniera italiana ha affondato gli albanesi, non so se erano due o 300, sono andati a fondo perché l'abbiamo abbordati. Io ho scritto Al di là del mare. Purtroppo qui ci vorrebbe pianoforti, violini, però cercate di interpretare. È una ninna nanna. Io sono piccolo, ancora piccolo, ma vedo il mare, e vedo il mare, e vedo il sole, e vedo il sogno, vedo mia madre che mi fa un segno. Vedo un paese che non conosco, al di là del mare, al di là del mare. Può farmi vivere, farmi campare e farmi crescere, e crescerò. Io sono piccolo, ancora piccolo, ma vedo il mare, e vedo il mare, lo sento tiepido, come il mio sogno, vedo mia madre che mi fa un segno. In fondo al mare, mia madre chiama, io devo andare. Mia madre dice che posso andare, io sono piccolo ma sì, ci andrò. Vedo un paese che non conosco, al di là del mare, al di là del mare. Può farmi vivere, farmi sognare e farmi crescere. Crescerò. Grazie.